Salve Vescovo di Roma e Papa Francesco. Nell'augurarle un buon ministero pietrino, con questa lettera vorremmo chiederle udienza per metterla a conoscenza della grande truffa monetaria e della moneta debito che sta impoverendo il mondo intero. Il suo predecessore, il Vescovo emerito Ratzinger, che già conosceva bene la questione, avendo personalmente parlato con il professor Giacinto Auriti, non ha ritenuto fondamentale affrontare il problema dell'usura di massa. Forse voi, data la vostra provenienza dalla Compagnia di Gesù e la vostra inclinazione pastorale operata in seno alla teologia della liberazione sudamericana, siete più sensibile a prendere questo argomento dall'origine. Per aiutare i poveri è certamente fondamentale l'aiuto diretto verso l'umanità più disagiata, ma forse è più efficace se si operasse sulle cause che determinano la povertà del mondo, dovute principalmente alla gestione dell'emissione monetaria da parte di pochissimi gruppi che vogliono solo potere e dominio, considerando l'umanità solo un terreno da sfruttare. Non vogliamo certo ricordarle alcuni passi della Bibbia, ma certamente li vogliamo ricordare a noi stessi. Nell'Esodo è scritto: se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Nel Levitico è scritto: se tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Non gli presterai denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. Nel Deuteronomio è scritto: non farai al tuo fratello prestito ad interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. E ancora nel Vangelo di Luca 6,34 è scritto: e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Lei è un vescovo che ha sempre preso posizioni nette. Affrontare l'usura internazionale del potere finanziario potrebbe essere un vero processo di verificazione e straordinaria riforma della Chiesa. Don Alberione diceva sempre: fare a tutti la carità della verità. Rimaniamo in attesa lunghissima o breve per un eventuale incontro. Per conto nostro era carità e dovere dirvelo. Buon ministero, Papa Francesco.